Bentornati sul canale, siamo a Lucca Comics and Games 2022, siamo qua con Elisa di Funko Pop Italian Adventures. Buongiorno. Abbiamo l'occasione di spacchettare insieme tutte le esclusive di quest'anno e ci sono ben 5, tra cui alcune veramente epiche, Elisa, sì, quindi sì, direi esatto. Che io non vedo l'ora di iniziare ad aprire qualcosina. Tra l'altro, lo so, scegli prima tu. Ok, scelgo io subito Eleven, tra lo l'altro. Sapevo. Vabbè, anche perché questa, possiamo dirlo, tipo appena apre lo stand Funko viene proprio polverizzata, sì, è la giusto? Prima che finisce tutti i giorni, giustamente, sì sì, no, è veramente bellissima. E tra l'altro mi hai appena insegnato una tecnica, sì, speciale, esatto, tecnica per aprire segreta, sì, con la tesserina per non fare le pieghette, esatto, sulla scatola. Questa, ragazzi, è una roba super prendere super nota. Pro, cioè veramente. Poi da sotto mi insegni? Sì, da sotto è meglio perché okay. Di solito è anche la parte un po' più resistente, quindi okay, facendo così un po' di pressione, faccio bene? Esatto, sì sì sì, lo faccio di qua. Adesso ho la paranoia di rovinare la scatola. Guarda, hai già fatto. Sono stato bravo? Sei stato bravissimo. Molto bene. Ok. Perché il problema è che di solito si fa la pieghetta qui con, certo, il dito. Di solito la pieghetta qua, se lo tiri su di forza, effettivamente va a rovinare la scatola e per noi collezionisti è un grave problema. Esatto, giusto? Sì. Ok, sì. Quindi apriamo questa Eleven, ok, versione dell'ultimo film, quando, sì, l'ultimo film, l'ultima serie, quando fa praticamente un disastro dentro il laboratorio, esattamente, corretto? Esattamente, ok. Che è anche una delle scene un po' più, sì, iconiche, credo, di questa stagione qua, tra le varie. Vabbè, questa, raga, chiaramente la mia preferita di quest'anno, proprio perché oltre al Funko Pop abbiamo il diorama. Esatto, che è un po' una novità, nel senso che hanno sempre la paretina, vedi, c'è anche la telecamera, c'è quei dettaglini. Se guardi bene poi c'è anche le cose sul tavolo, tipo figata, c'è il puzzle. Sì. No, questo è proprio devastante, secondo me, bellissimo, bellissimo. Molto, molto bello. Bello. Ti devo un po' di cose. A questo punto ne spacchetterai uno anche te, perché se no mi lasci, dai, tutto il lavoro sporco, non mi sembra, guarda, corretto. Andrò. Allora, ti sposto un po' di roba, sì, così ho un po' di spazio. Io credo proprio che andrò con Mr. Knight, perché non so a te, ma a me... Ti è piaciuta un sacco? Mi è piaciuta tanto. Dai, sì, mi è piaciuta, devo Oltre dire. Oltretutto questo è anche un Glows in the Dark, quindi okay, fluorescente, che adesso io non ho ancora verificato, però immagino proprio che sarà tutto, tutto bello fluorescentone. Sì, questa è proprio una caratteristica di una linea Funko, insomma, che comunque si illuminano, sì, al buio. Ci sono diversi pezzi che hanno proprio il bollino sempre. Questo non è mai cambiato, il Glows in the Dark. Ok. E basta caricarli per bene davanti alla luce. Basta anche una luce normale, okay, li lascio di un bel po' e poi sono proprio sparano, insomma, ok, sì, figo, un sacco di luce. Sono curioso di vederli magari una volta. Tra l'altro c'è anche Midoriya, che è sempre Glow in the Dark, quindi esatto, in edizione comunque speciale. Lui dovrebbe avere più che altro i dettagli, okay, che glowano. Sì, tipo vedo, mi sa, i capelli glowano e anche gli effetti parto, diciamo, sì, esatto, gli effetti che sta attorno, ma esatto, questo lo premo tra un po'. Eccolo qua, e ovviamente è un Bubblehead, perché okay, sai che tutti i Marvel sono Bubblehead. Ok, non lo sapevo, io perché Marvel... sei tu qua l'esperta dei Funko, cioè lo stiamo facendo apposta con te perché è grande. No, tutti i Marvel e tutti i Star Wars sono tutti Bubblehead. Ok. Per una vecchia storia di quando era partita Funko, che si erano buttati sui Bubblehead per una questione di diritti. Ok. C'è un po' questa storiella qui, però di base ormai è rimasta sta cosa. Sì, lo ok, sono tutti. Che figo. Lui è super carino. Fighissimo, col vestito praticamente elegante. Esatto, esatto. E a me piace un sacco tutta la parte delle cuciture qua sopra, la texture che gli hanno dato. Veramente bello, sì, mi piace. Yes. Curioso di vederlo al buio, chissà, sarà da scoprire. Mettiamo qua. Va bene, allora io andrei avanti con... Beh, anche Groot non mi dispiace, Questo secondo me dovrebbe essere un crimine contro l'umanità aprirlo, però. Ma è veramente tanto, bellissimo, avendo veramente la parte bellissimo. Di ah, il plexiglass sopra, tipo. Sì, nel senso che lo tiri fuori dalla scatola, ma questo è fatto apposta perché dietro hai due buchini che si può anche appendere al muro.
così com'è. Bellissimo, bellissimo. Con la scatola pure, dici, fuori? No, cioè, con il plexiglass. Senza. Vabbè, dai, apriamolo. Sono curioso perché non ho visto mai. Perché in realtà questa è tutta una serie nuova di pop con gel protector bello resistente, che è un po' cominciata con gli album musicali quando hanno cominciato a farli. Ok. Quindi ti arrivano già belli impacchettati che li puoi esporre così o appendere. Figo. Mm-hmm. Oh, allora l'appoggio un secondo così tolgo la scatola. Ecco qua. Già. Eccolo qua. Allora, ah, ok. Praticamente ci sono dietro tutti, tutti i fori per andare ad affissarlo al muro. Mm-hmm. Bello questo? Sì. Molto bello. Eh sì, questo va esposto così, chiaramente. Cioè, sì. No. Però tecnicamente, se volessi, potresti aprirlo, sì, sfilarlo. È un po' uno sbatti, te lo dico. Sì? Sì. Ok, ma è tipo? Perché bisogna stare un po' attenti a fare pressione, perché io avevo dovuto aprire il mio dei Linkin Park perché c'era il soldatino un po' svenuto. Ok. E quindi bisogna fare molta attenzione negli angoli, che questa è molto spessa, può essere magari un po' si crepa, bisogna fare un po' attenzione. Cioè, si fa. Però, vabbè, ma chi me lo fa fare? Cioè, nel momento in cui c'è questo packaging, a sto punto, io addirittura lascerei proprio la scatola lì perché è bellissima, veramente. Sì, sì, assolutamente sì. Bene, a questo punto vai, vuoi procedere con il Tupac? Guarda, cioè io me lo lasci alla fine? Lo lascio a te. Grazie. Dai. Io vado con Vai con Midoriya. Yes. Comunque, esclusive Lucca Comics di quest'anno, quindi queste effettivamente le troviamo solo unicamente qua? Sì, oppure esatto. Le magari in qualche altro evento europeo o americano, non lo so, se ne sai niente. Allora, questa è la nostra versione, diciamo, di cose esclusive per l'Europa. Ok. Scusate. E per quanto riguarda almeno l'Italia soprattutto, sono qui a Lucca Comics, quindi bollinato Lucca Comics, poi chiaramente dopo modo di trovarli c'è. Magari chi l'ha già preso o cose così, però diciamo che ufficialmente nascono come esclusive, magari in America sono da altre parti, ma per noi vengono scelti e messi in esclusiva per la fiera. Bello bello, ragazzi, Midoriya mi ha colpito, veramente fighissimo. Tra l'altro, ricordiamo, è Glow in the Dark, quindi si illumina al buio. Si guarda a occhio, io vedo qua, avrai sì, capelli, io direi sicuro capelli e tutti gli effetti che ha attorno a lui. Mm-hmm. Bello! Assolutamente. Bellissimo, Midoriya, veramente bellissimo. Sì. Vado con Chupac. Bene, da sotto, attenzione da sotto. Questa tecnica salva molte scatole, soprattutto quelle più. Io di solito sfondo tutto, e però qualcuno la fa il cernesi con la testa. E adesso che so questa cosa, sicuramente ci sarò un po' più attento. Sarei un po' più attento. Anche se, come vedi, ci sono delle difficoltà sempre. C'è il cartoncino, riesci tu perché non vorrei far danni. Lì nell'angolino. Sì, no, allora sai cosa maledetto. Facciamo? Aspetta. Facciamo così. Qua mali estremi, addirittura apriamo pure sopra. Esatto. È un plus, anche questo è abbastanza recente, degli sfondi che hanno cominciato a vedere. Prima non c'erano. Non sempre. Okay. Però non ti lascia il cartoncino nudo dietro. Certo. C'è anche una cosa stupidissima così. Bello, altro set veramente figo. Questo è Glow in the Dark, mi sa di sì, perché vedo delle parti un po'. No, mi sbaglio? Ok, mi sono sbagliato. Ma no, sai perché? Può trarre in inganno perché sono quelli un po' trasparenti. Esatto, pensavo per quello. Mm-hmm. Todoroki, fighissimo, tra l'altro, comunque con un sacco di effect part attorno a lui, chiaramente con La basetta che andiamo a fissare, vabbè, ci potremmo fare anche senza. No, mi sa che di serve. Solito quando la mettono è perché non sta in piedi. Dai, amico. Bellissimo. Dai. Anche il par, devo dire, bello grosso, tra l'altro, rispetto agli altri, imponente. Sono anche qua un sacco di parti in PVC trasparente. Sì. Quindi. Che anche questa è una cosa un po' recente che ho cominciato a fare. Ok. Comunque, vabbè, a livello di qualità, diciamo comunque standard Funko, direi. Abbiamo spacchettati tutti, Elisa. A questo punto vorrei sapere qual è il tuo preferito, anche se ho già qualche idea. Guarda, diciamo, si può fare un primo passo pari merito? Vai, va bene, diccelo. Primo passo pari merito per loro due. Ok, beh dai, ottima scelta, direi. Io lo ripeto, per me Eleven, questa versione è fantastica. Mi ha stupito però Midoriya, devo dire. Okay. Molto bello, molto bello. Poi c'è Groot con questa esposizione, veramente, veramente figo. Bene, io direi che le esclusive le abbiamo viste. Sì.
Lo stand Funko Pop l'abbiamo visto, è fighissimo, è pienissimo di roba, quindi ovviamente se verrete a Lucca, magari il prossimo anno, ricordatevi di venirci, perché tanto siamo sicuri che ci sarà. Sì, magari ci sarà anche te, perché chi lo sa, ormai però mi sembra che sei fissa proprio, sei proprio il boss, il boss dello stand Funko Italia. Molto probabilmente mi troverete qua ogni Lucca. Bene, magari ci sarà un'altra occasione di fare un video volentieri, insieme. Certo. Grazie anzi per la disponibilità, grazie a Funko Italia. A questo punto ci vediamo al prossimo video. Ciao da Amaca.